Questa mozione ad oggetto un'opportunità non solo per i condannati ma anche per il Comune, la quale opportunità è stata già accolta al volo da comuni come Milano e tanti altri comuni italiani e il vicino comune di Aci Castello. Questa mozione altro non è che finalizzata a dare attuazione a due obiettivi, entrambi di rilevanza costituzionale, quindi quello rieducativo dei condannati, di questi ragazzi che per non più di una volta possono usufruire di questa grandiosa opportunità, e quello di dare supporto al Comune nel dare risposta alle istanze dei cittadini e quindi nel dare attuazione al principio di sussidiarietà. Quindi questa mozione realizza due obiettivi, entrambi di rilievo costituzionale. Adesso i prossimi passi saranno quelli di realizzare la convenzione con il Tribunale di Catania. Allora, io mi sono già occupata di andare all'ufficio di presidenza del Tribunale, il quale ha manifestato la sua piena disponibilità in tal senso, e nei prossimi giorni compirò gli adempimenti del caso.